Georges Martin nacque a Parigi il 9 marzo 1844 da una famiglia originaria di Sologne. Suo padre, farmacista, sperava che seguisse la sua medesima strada. Confidò l'educazione del ragazzo ai gesuiti di Rue Lomont. Allievo brillante, Georges si rivelò come una figura viva e volenterosa, ma i suoi istitutori si preoccupavano per la mancanza di docilità. È certo che si avvicinò in giovane età alle idee repubblicane, idee che non collimavano certo con quelle dei suoi professori, in un'epoca in cui la Francia si trovava sotto il regime imperiale di Napoleone III. E ancora in giovane età non mancò di manifestare pubblicamente le sue personali convinzioni, fra le quali spiccava già quella dell'uguaglianza fra i sessi. Dopo un diploma in lettere nel 1861 ed uno in scienze 2 anni dopo, si consacrò agli studi in medicina che completò felicemente nel 1870. Esercitò la professione per circa 10 anni a Parigi, nello studio di Rue Mouffetard. Martin divenne presto popolare perché si occupò indifferentemente dei ricchi e dei poveri e non esitò mai a curare tutti quelli che si rivolgevano a lui senza preoccuparsi del pagamento dei suoi onorari. Martin era un uomo d'azione, soprattutto nel mettere in esecuzione le sue idee liberali e repubblicane. Nel 1866 creò il Servizio Sanitario e, ancora studente, nel giro di poche settimane, partecipò come lettighiere alla battaglia per la conquista di Venezia, al fianco di Garibaldi, nel quadro della Terza Guerra di Indipendenza Italiana. Nel 1874 venne eletto per la prima volta al Consiglio Comunale di Parigi. Verrà poi eletto altre 3 volte. Interessato ai problemi sociali, venne nominato quale membro del Consiglio di Sorveglianza della Pubblica Assistenza, nel seno del quale ebbe a proporre numerose riforme. Nel luglio del 1884 venne eletto presidente del Consiglio Generale del Dipartimento della Senna e diventò, l'anno successivo, senatore del medesimo dipartimento. Georges Martin si proclamava ateo e razionalista, ma rispettando scrupolosamente, sempre, la fede degli altri. È autore di un'opera intitolata Philosophie du rationaliste. Nel medesimo tempo restò critico verso le religioni, essendo dell'opinione che esse non sono che uno strumento di divisione degli uomini. Difendeva le sue idee per il trionfo della verità, verità che per lui si chiamava giustizia, e la giustizia è l'uguaglianza dell'uomo e della donna, ovvero il diritto umano. Parallelamente, il 21 marzo 1879, venne iniziato alla massoneria nella loggia Unione Bienfaisance, nel rito scozzese antico ed accettato. Martin era convinto che la massoneria non possa essere veramente costruttiva se non quando venissero iniziate anche delle donne. Più razionalista che esoterico, Georges Martin si dimostrò profondamente tollerante. Difensore della libertà di fede, combatté al tempo stesso il fanatismo ed il dogmatismo. Cercò prima di tutto di far evolvere la massoneria maschile, partecipando alla fondazione della Gran Loggia Simbolica Scozzese nel 1880, dove ricoprirà ruoli di rilievo. Da tempo confidava nelle logge maschili per cominciare ad iniziare delle donne. Tuttavia, dopo i problemi che erano sorti nella loggia Le Libre Penseurs all'Oriente di Pec a causa dell'iniziazione di Maria d'Eresme, comprese che bisognava fare qualcosa di nuovo e vi lavorerà senza tregua. La sua tenacità e volontà alla fine trionferanno sugli ostacoli posti su questo cammino. Se Maria d'Eresme fu la prima iniziata e rese possibile la fondazione della loggia mista Les Droits Humains, Georges Martin contribuì veramente alla creazione dell'ordine misto internazionale. Non volle mai prenderne la direzione come Gran Maestro, ma fu, agli albori nella prima loggia e successivamente nel Supremo Consiglio, un oratore notevole. La sua tenacia gli permise di mantenere e sviluppare una struttura che avrebbe potuto rapidamente svanire senza le sue qualità di organizzatore, in quanto Maria d'Eresme morì nel febbraio del 1894, meno di un anno dopo la creazione della prima loggia mista. Martin dovette far fronte all'ostilità delle obbedienze maschili, poco disposte a riconoscere l'esistenza di una struttura massonica dove la donna aveva posto uguale a quello dell'uomo. Nel quadro delle sue funzioni di senatore, Martin reclamò invano nel 1909 i diritti politici per le donne e cercò di ottenere l'uguaglianza dei sessi nel 1912 per ciò che attiene alle pensioni degli operai.
nel Consiglio Superiore per l'Assistenza Pubblica, propose invece il miglioramento dell'assistenza medica nelle zone rurali ed in particolare per le persone anziane. Nel 1889 sposò Marie-Eugénie Lenné, che dividerà con lui ogni lotta. La moglie diventò, dal canto suo, il primo Gran Maestro dell'Ordine nel 1903 con il nome di Marie-Georges Martin e lo rimase sino alla sua morte nel 1914. I due coniugi all'epoca non vivevano che per l'Ordine e con il proprio denaro fecero costruire a Parigi la casa madre del Droit Humain dopo aver venduto il loro albergo di Rue Vauquelin e le proprietà di Sologne ereditate dal padre di lui. L'immobile, costruito in Rue Breton al numero 5, è ancora oggi la sede dell'ordine massonico misto internazionale Le Droit Humain e del suo supremo consiglio. Sulla porta del tempio, Georges Martin fece incidere la seguente frase: «Per tutta l'umanità la donna ha gli stessi doveri dell'uomo, allora deve avere gli stessi diritti nella famiglia e nella società». Georges Martin morì a Parigi il 1 ottobre 1916.